questo particolarissimo ambiente, come avete potuto constatare, a detta di tutti molto bello, a detta di tutti anche meta, luogo dove potersi incontrare. E non soltanto potersi incontrare così, tanto perché si passa, potersi incontrare anche per conoscersi e conoscere. Devo ringraziare intanto chi mi parla è il presidente della fondazione, ogni tanto me lo dimentico, e mi chiamo Nicolo Martins. Ringrazio il professor Cuglienti e la sua collaboratrice, che si chiama Chiara Meroni, per aver scelto questo sito per presentare un libro, I monasteri benedettini femminili della Brianza. Ci sono diversi incontri con gli autori programmati dalla fondazione. Raccomando di guardare il sito, perché ogni mese escono praticamente le attività che in quel mese si svolgono. Quando il professor Guglielmi mi ha presentato questo libro, mi ha subito affascinato il titolo. Questa è una cosa personalissima. Mi ha affascinato il titolo perché i monasteri benedettini femminili della Brianza. In genere, quando si parla di monastero, da patrone fa la storia dell'arte, dell'archeologia. E in questa elaborazione da parte degli autori ho potuto notare che vi è un'attenzione alla vita sociale, al modo di pensare e di interagire nel contesto del XII e XIII secolo in cui queste prendevano origine, queste perle lette con i parametri di oggi, perle del passato. Ma la cosa più affascinante che mi ha affascinato ancora di più è che queste perle qualche cosa hanno detto per il presente e forse per il futuro. Poi al femminile sono scattate tanti scenari al femminile, come la vita al femminile si svolgeva in questi ministeri e che forse ha qualche rapporto con la vita femminile di oggi. Bene, sono queste le domande che voglio porre agli autori, non mi dilungo e li ringrazio per essere venuti e per aver scelto questo sito. Grazie. Allora incomincio io con me. Ormai è consolidata la scaletta. Allora, questo è il terzo incontro che abbiamo fatto, proseguiranno altri 10 incontri che corrispondono su per giù ai luoghi di collocazione di questi monasteri, e il mio ringraziamento va veramente alla Fondazione. Evidentemente che conosco da tanti anni, anche perché non siamo in molti, però è sempre un'occasione per incontrare degli amici che da anni che non vedo più, Dario, Elisabetta, eccetera. Ecco, questo per dirvi che la cultura, no, che la cultura unisce, cioè è sempre un'occasione per poter dialogare, stare insieme, ed è un momento, direi, che qualifica anche la presenza, no? Ecco, la presenza di questi nostri amici. Io direi che non è il caso di fare una conferenza, ma di fare alcune riflessioni. Questo sì, perché sapete, come dicevano i romani dicevano, essere in tre vuol dire far gruppo, cioè i senatori quando erano in tre aprivano le porte del senato, se c'erano in due andavano tutti a casa, perciò mi sembra che il numero lo consenta. Ecco, tra l'altro penso anche di portare i saluti del padre abate di Pontida, che era invitato, sì, è stato invitato, eccetera, ufficialmente sarà stato preso da impegno, poi lo sentiremo. I saluti anche dell'editore Macchione di Varese, che come sapete è specifico proprio nelle storie locali. Allora, parlare di questo volume, come diceva giustamente il professor Romartire, e andare indietro nel tempo, però con la mentalità di oggi, con la testa di oggi, perché cancellate tutto, cioè immaginate completamente questo territorio diverso da come oggi, cioè che cosa ha reso il territorio diverso da un tempo. Uno può pensare un sacco di cose, no, sono state le vie di comunicazione, cioè lo stravolgimento dei collegamenti ha creato l'attuale situazione ambientale.
fondamentale. Io potrei parlare a lungo della situazione dell'Avello, del posto dove siamo oggi, che corrisponde proprio a questo aspetto viario importante che collegava l'antica Rezia. Ecco bene, tutto questo nel grande mondo è andato a disgregarsi, isolando completamente che cosa? Isolando i vari territori, i vari punti che un tempo erano invece collegati tra loro e avevano un'importanza che oggi noi non riconosciamo più. E perché allora noi oggi ci domandiamo: ma come mai esistevano delle importantissime presenze monastiche in zone che noi oggi consideriamo di periferia? Perché un tempo queste zone erano il centro della storia, e erano al centro della storia soprattutto perché la presenza di San Benedetto, la presenza dei monaci di San Benedetto, corrisponde attorno all'undicesimo e dodicesimo secolo alla rinascita completa dell'Italia e dell'Europa. Voi sapete che San Benedetto nasce attorno al 480 e muore nel 547, e tra l'altro lui è collegato molto strettamente alla presenza femminile, perché Santa Scolastica, che pochi sanno, era sua gemella. Interessante questo aspetto, a differenza di Chiara d'Assisi con Francesco, il meccanismo era molto diverso. Hanno una intimità culturale di fede tale, Benedetto appunto e Scolastica, che creano insieme il motto Ora et Laborat, e questo motto diventa sostanzialmente una struttura, proprio una struttura sociale che investe tutta l'Europa. E questa struttura sociale è, come tu mi insegni, ecco, Nevio deve sempre avere le gambe dalla politica perché altrimenti non si fa nulla, questo personaggio che fa diventare la struttura benedettina europea è Carlo Magno. E da questo momento i benedettini diventano ufficialmente, chi ha letto Il nome della rosa non lo sa benissimo, i dispensatori della grande cultura e dell'organizzazione del territorio così come oggi noi lo conosciamo. Pensate che se non ci fossero stati i benedettini nel recupero dell'antico non ci sarebbe stato il Rinascimento. Brunelleschi non avrebbe letto i libri di Platone, di Aristotele, non avrebbe conosciuto le grandi tradizioni greche, classiche, perché tramite i benedettini questa grande cultura si è poi riverberata in tutto il mondo occidentale. I benedettini perciò sono coloro che creano l'Europa. La Lombardia in particolare, era al centro di questo mondo e di fatto era una terra completamente impaludata. Cioè qui esisteva poco distante tra l'Adda e l'Ambro, il Seveso, tutta questa zona, un grande lago che si chiamava Gerundo. Era un lago molto grande e già fino al tempo dei Longobardi questo lago c'era, era navigabile, eccetera. Ecco, benissimo, i benedettini incominciano un'opera di bonifica che creano la grande fortuna agricola della Lombardia. Ecco perché la Lombardia è ricca di risaie, è ricca al tempo di coltivazioni agricole, è ricca di moroni, cioè dei gelsi, perché sono stati i benedettini a creare questo enorme patrimonio di vita, di civiltà. Bene, in questo piccolo ambito le monache benedettine avevano un ruolo ben preciso, è questo che noi abbiamo scoperto. Avevano un ruolo preciso, cioè quando io mi occupai, come ho detto, nel 1982 dei benedettini e la struttura monastica in Bergamasca, che poi lo riportammo nel territorio di Lecco, che poi doveva essere la provincia di Lecco, perciò fummo anticipatori nell'85 di questa cosa. Ecco, scoprimo una cosa, che i monasteri maschili gestivano la fase economica, cioè la fase organizzativa e di rappresentanza, perché
Il monaco era il padre Abate era un vescovo, ancora oggi un vescovo, al pastorale, al d'incastro come vescovo, benissimo. Mentre le monache gestivano, è una cosa bellissima, le donne, attente a questi aspetti anche organizzativi, invece gestivano proprio la produzione, erano coloro che organizzavano le stalle per la lavorazione del latte, organizzavano le opere, cioè gli uomini che lavoravano, chiamati opere, che lavoravano all'interno, che poi divennero, pensate, con la crisi monastica attorno al 1400, i proprietari di queste cascine che noi oggi conosciamo come cascine lombarde. Ed è una cosa incredibile. Cioè la cascina lombarda nostra, no? Che andiamo a mangiare il formaggio, che vediamo, che magari vogliamo comprare, che sono in disuso e che ci dispiace, bla 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 bla, erano le cascine monastiche dei monasteri benedettini di quel periodo. Perciò vedete che tutta la Lombardia è il prodotto di questa grande storia e tradizione. Ovviamente, dicevo, lo stravolgimento dei collegamenti ha completamente isolato, disperso questi centri, mandandoli in rovina. E il nostro, uno di questi nostri lavori che ha rappresentato il censimento è stato anche quello di rivalutare presso le amministrazioni civiche queste opere, queste architetture che ancora hanno, e impegnandosi magari di riuscire anche a recuperarle, perché è un patrimonio che è incredibile. E tutta la nostra ricerca è stata fatta seguendo, ecco perché prima parlavo di ricerca antropologica, questa non è una ricerca estetica, cioè mi piace, non mi piace, l'architettura è bella, non è bella, ma antropologica, cioè ricostruendo gli antichi percorsi con la cartina in mano, antichissimi, cioè lungolada, a piedi, lasciando la macchina in mezzo ai campi, in situazioni magari ormai degradate oppure cambiate perché asfaltate addirittura, abbiamo ritrovato nei vecchi toponimi, nelle vecchie situazioni appunto architettoniche, nelle chiesette, nei santi addirittura, nell'antica dedicazione dei santi, abbiamo ritrovato questo mondo e l'abbiamo ricollegato, come vedete, in questa cartina. E la sorpresa, ecco, questa è l'ultima sorpresa importante, è stata clamorosa perché io ripeto sempre, avevo sempre a casa mia in biblioteca una tesi di laurea di fine di anni 50 che parlava, che mi era stata regalata da Alpago Novello, che, ecco, con il quale avevo collaborato al Politecnico, e questa tesi, un po' obsoleta, no, perché ero scritta a mano, eccetera, parlava di monasteri benedettini in Brianza. Allora, io mi sono confrontato con lei, che è un'esperta appunto di territorio, ma anche andando a studiare, a vedere tutto quello che era stato, ecco, detto e scritto, anche tu Dario lo sai che il termine di Brianza è un termine improprio, cioè noi non siamo sicuri quale sia la Brianza, ecco la famosa torre di Teodolinda, dove arriva la Brianza, l'eco in Brianza, ecco non è in Brianza, cioè ecco c'è Seregno, ecco vada, bene, rimettendo in ordine tutti questi punti come un gioco fatto con la settimana enigmistica, sapete, quando si uniscono tanti puntini e esce la figura, è uscito questo territorio che, guarda caso, corrisponde in modo pressoché identico a quella che era considerata l'antica Brianza nel Medioevo. Cioè, incredibile, cioè, questo territorio omogeneo che andava da Monza fino ai confini con Milano, ai confini con il Lecchese, diventava omogeneo, cioè aveva un aspetto unico, i collegamenti erano integrati, ma soprattutto esistevano dei documenti, li abbiamo trovati, i collegamenti proprio storici tra queste varie aree. Perciò avevamo ritrovato un'antica vocazione di un'area importante che oggi è andata completamente persa, poi avvalorata ancora di più questa perdita da che cosa? Dall'industrializzazione, no? Che ha completamente disfatto, ne parlavamo a Cantù, e sono stati anche molto bravi gli amministratori a capire questa cosa, cioè completamente dispersa.
Questa secondo noi è stata una grande novità e è stato anche, diciamo, il vero significato che dà importanza a questo libro. Concludo. Io quando faccio questi incontri voglio sempre ricordare però che dietro a tutto questo ci stanno gli uomini e anche le donne. Allora, voi dovete sapere che facendo questo censimento abbiamo incontrato un sacco di persone, persone umili, persone anziane, giovani, che si sono battuti per il mantenimento di queste strutture. In particolare vi voglio ricordare questo fatto incredibile. Si tratta di Santa Margherita a Casate Nuovo, cioè noi oggi chiamiamo Casate Nuovo, ma era Casate Vecchio. Casate Vecchio è il vero nome. E questa chiesa di Santa Margherita oggi è in un nucleo, vi spaventate, ci sono casette a schiera, bene, con dei garage, eccetera. Era un posto questo magico, ecco, magico, e le chiavi di questa magia le aveva in mano la signorina, perché non era sposata, Giuseppina Usuelli, che adesso è mancata, ecco, so che un anno fa è mancata. Era colei che apriva o non apriva la chiesa, se voleva e se gli andava simpatico. Siamo riusciti a entrare e abbiamo saputo che, pensate, che dietro a questo, diciamo, centro ci stava un agricoltore, un contadino che si chiamava Francesco Usuelli, a Casate Nuovo sono tutti Usuelli. Questo Francesco Usuelli addirittura aveva deciso, anche quando era andato in pensione, di pagare lui l'affitto pur di mantenere intatta la casa a corte e di mantenere intatte le vecchie cascine. Non ci fu niente da fare. Comune, un geometra, che lasciamo stare, la speculazione, hanno completamente distrutto tutto, ma si è salvata la chiesina, che, ecco, come sapete, è un gioiello. Bene, dentro questa chiesina, che è stata restaurata nell'85 dagli amici della Brianza, tra l'altro restaurata dalla Stella Matalon, che era stata una delle più grandi sovrintendenti di Brera, e poi curiosamente questo restauro, no, di queste fresche che vi invito ad andare a vedere, furono contestati dalla Maria Gatti Perer, che è stata un'altra storica importante. E cos'è successo? È successo che mentre la Matalon aveva rifatto le parti mancanti degli affreschi, no, per farli più belli, oggi invece in modo filologico si leva il falso e si tiene solamente l'originale, come è successo un po' con Lavello. Bene, ci fu un sollevamento popolare perché hanno detto che la Gatti Perer aveva distrutto gli affreschi, che invece, ecco, questo è il caso. Ma di questi affreschi sono rimaste due figure che sono sconvolgenti, sono gli unici esempi di raffigurazione nota del periodo di Adamo ed Eva. Attraverso l'analisi iconologica, cioè di che cosa vuol dire il significato di queste due, figure, si è risaliti al fatto straordinario ed eretico che riguarda il significato della creazione. Cioè Adam non ha nulla a che fare con l'uomo. Adam vuol dire donna, e si ritrova perciò in questi affreschi il simbolo dell'antico esoterismo religioso che riguardava ermafroditismo cosmico che riguardava la figura di Dio. Perciò pensate, in quest'aula così piccola è conservato questo segnale, questo mistero fantastico che pochi conoscono e che nemmeno la storia dell'arte ha segnalato. E tramite appunto questa ricerca questa cosa è emersa e noi l'abbiamo, cioè, così pubblicata e adesso è di dominio comune. Ecco, concludo invitando, c'è, cioè, sicuramente sia anche la presenza degli amici del Museo di Rossino, ecco, saluto anche l'assessore di Carenno, ma soprattutto anche la fondazione, magari a organizzare
una visita a questi monumenti, ecco, magari in una giornata si possono fare. Passo la parola a Chiara, collaboratrice, cioè storica. Grazie.